Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati su The Long Dark. Allora ragazzi, il canale sta crescendo, io mi sto migliorando ogni passo di più. Sono felice ragazzi per ognuno di voi che si è iscritto al canale o anche per chi non si è iscritto ma mi segue ragazzi, perché siete tra quelle poche persone che stanno assistendo alla nascita, dalla nascita fino ad ora, quindi allo sviluppo e il miglioramento costante dell'intero canale. Ragazzi, sono contentissimo di avervi qui e che voi siate partecipi di questo. Allora ragazzi, oggi un saluto alla mia amica Alba, al mio amico Marco, al mio amico Zeldus, al mio amico Doom, al mio amico Max e al mio amico Zaden. Ragazzi, vi saluto, al prossimo episodio se me lo chiedete saluterò di nuovo voi o qualcun altro. Allora ragazzi, per oggi siamo qui per continuare The Long Dark. Non manca molto oramai per il completamento del gioco, ragazzi, e quindi ci tocca oramai finirlo per poi passare un altro gioco. Allora, se non ricordo male, la mappa ci diceva di andare qui, in questa casetta, dover prendere qualcosa che, se non ricordo male, serve per pescare, poi andare qui nel lago, in cui c'è anche questo punto qui, spari sul lago, che sarei curioso di andare a visitare. Allora, io sono a posto di fame, sete, figa, tutto, e ho il fucile più che carico. Un attimino, io mi do anche una mezza controllata, sapete com'è. Dovrebbe essere tutto a posto. Sì, ho ancora purtroppo questo bug che non sono riuscito a risolvere, ragazzi, del peso e delle munizioni che mi sono ritrovato. Non ho capito perché. Però, essendo io il signore dei giochi, ne approfitterò proprio spudoratamente. Quindi, allora, abbiamo parecchia strada da fare per raggiungere quella casetta, quindi e piano che ci facciamo male, amico. Ma neanche 2 centimetri già mi fai dal dolore. Ok, andiamo da questa parte. Mi servirebbe anche trovare e uccidere dei cervi, perché mi servono le loro pelli, perché quanto prima vorrei poter arrivare, per così dire, a creare i pantaloni e gli stivali in pelle di cervo, che a quanto pare ci daranno tantissima difesa. Quindi vediamo un pochino, che il personaggio già è stanco, morto, porca di quella porca. Qui non ci sono animali, bene, non ci sono orsi, non ci sono lupi, non c'è una ciolla di neve, siamo soli, noi e gli alberi, ok. C'è anche freddo? No, anzi non sta facendo freddo, però sta leggermente nevicando, come possiamo vedere. Ok, dai. Chissà se riusciremo oggi a pescare, perché mi sta salendo, ragazzi, alla sola idea di questa missione, il momento Sanpei. Quindi oggi sarò l'abominevole Sanpei delle nevi. Vediamo se riusciamo ad arrivare lì prima dell'età pensionabile, perché il personaggio a quanto pare è già troppo stanco e non riesce a correre molto. Allora, io come... sicuramente, siccome io non ho proprio istinto di sopravvivenza, mi sarò perso. Così, come se, se fosse la piena normalità. Mannaggia. Ok, qui non ci sono punti di riferimento. Aspetta, lì c'è una casa rotta. Dovrebbe essere quella con la stufetta, quindi dovrei andare dritto di là, se è la casa che mi ricordo io. Una specie di cassottino distrutto con la stufetta inutile dentro. Perché se è quella, allora non mi sono perso, ho solo accorciato, anzi. Sì, è sicuramente quella. Ok, dai, allora non dovrebbe mancare proprio tanto. Vediamo. Sì, è questa qui, c'era la stufetta lì, non c'è nient'altro. Ok, allora proviamo ad andare da questa parte, sperando che stiamo andando nella direzione giusta. Allora, vedo già dei fili lì, sì, siamo nella direzione giusta. Ok, me la devo ricordare, questa strada, proprio me lo devo ricordare. Come punto di riferimento abbiamo i fili della luce lì e la casetta disastrata qua. Ok. Allora, siamo già stanchi morti, spero di non trovare animali ostili, ma più che altro i cervi, perché voglio assolutamente creare quelle scarpe e quei pantaloni in pelle di cervo. Mi servono, perché danno moltissima difesa.
e io non voglio farmi trovare impreparato se mai dovrò affrontare un orso o un altro branco di lupi che non mi dà neanche il tempo di ricaricare il fucile. Anzi, piuttosto il fucile è caricato? Sì, ok, è carico. Ho un brutto presentimento, e quando io ho un brutto presentimento nei giochi si rivela sempre essere più che giusto. Allora, qui non c'è una ciolla di niente. Se io faccio leggermente così per lo zoom, non c'è niente là sotto. Ok. E allora forse questa volta, più raro che mai, il mio presentimento non è neanche giusto, perché non ci sono neanche i lupi qui. Però mi ricordo che qui dove c'è il ghiaccio c'erano i lupi, anche due o tre tutti accanto. Quindi qui sì. Comunque sia, la missione ci dice di entrare qua. Vediamo che cosa dobbiamo cercare qui esattamente. No, vabbè, devo fare per forza le scalette, ma dai. Ok. Ok, e siamo dentro. Allora, diamo un attimo un'occhiata. Allora, metti la carne di pesce nel contenitore della casa di Geremia. Ok, dobbiamo pescare 5 kg di pesce. Proprio neanche fossimo un orso che muore di fame. Diamo un attimo un'occhiata. Tavolo da lavoro. C'è qualcosa di utile che posso fare con il tavolo da lavoro? Amo. E già ce l'ho. Lenza. E già ce l'ho. Guanti di coniglio. Vabbè, quelli li ignoro già. Li avevamo creati l'episodio precedente. Eh sì, questi li voglio creare, cavolo. Me ne servono di pelli, però. E attrezzatura da pesca. Ah, la posso creare allora. Inizia a fabbricare. 10 minuti ci vogliono. Sì, sì, fabbrica, fabbrica, amico. Ok, anche perché tanto il sole è ancora bello alto, quindi possiamo fare... Ah, ne abbiamo due, perfetto. Così nell'eventuale se ne rompe una abbiamo subito l'altra. Ok. E allora, ora che siamo pronti, diamo un'occhiata. Allora, abbiamo bisogno di mangiare, bere, un pochino di bere, ok. Per sicurezza mangio pure, mi metto sul sicuro. Sì, mangiami la carne di lupo, che ne abbiamo così tanta che mi sa che prima o poi la dovrò anche buttare. Allora, qui mi ricordavo che c'erano dei lupi che qualche episodio fa avevo visto. Stavolta strano, ma vero, non c'è niente. Meglio, meglio. Ok, allora qui ci sono queste specie di casette che servirebbero per pescare, se non erro. Visto che dovrei fare un buchino nel ghiaccio, anziché qui non mi dice ghiaccio, ghiaccio sottile. Perché se dovevo cadere in acqua ora, volavano di quei beep nel video, ragazzi. Che porca di quella porca, non ve lo potete immaginare. Ok, vediamo. Lì ci sono infatti delle case pure, che dovrei esaminare. Allora, prima di pescare voglio dare un'occhiata ben approfondita qui nei dintorni. E poi mi sa che incomincio a pescare questi 5 kg di pesce. Chissà quanti ne devo pescare per arrivarci. Ok, che cosa trovo qui di utile? Legna, ok, me la prendo. Qui che cosa c'è di utile? Un flare del ferro, lo prendo. Approfittando io di questo bug che ancora mi è sconosciuto il motivo. Eppure gli sviluppatori, quando ho mandato il report di questo bug, non mi hanno neanche dato risposta, non so per quale motivo, quindi con buona probabilità non sono nemmeno l'unico ad aver riscontrato questo bug. Allora, lupi non ne voglio, orsi nemmeno, non vi azzarda. C'è un dei cervi, zu, quanti sono? Ma quanti sono? 1, 2, 3, 4 cervi. Ora mi diverto. Oh, un altro coltello mi serviva in effetti. Altra legna che non è mai abbastanza. Fiammiferi, va bene, tanto con il bug del peso azzerato praticamente posso portare di tutto, quindi frega niente. Che cos'è? Ah, pesche sciroppate, ok. Allora, voi cervi, mi fareste la cortesia di lasciarmi avvicinare abbastanza da sciottarvi tutti, tutti e quattro? Perché sapete com'è, non è per male, non è per niente di personale, però mi servirebbe la vostra pelle, sapete un po' com'è. Cavolo, io ho una mira di merda. Oddio, certo, da più lontano ti becco, da vicino no. E se riuscissi a beccare pure quello.
Allora, se teoricamente da questa distanza sono riuscito a colpire questo cervo, allora dovrei teoricamente riuscire a colpire pure gli altri. Vediamo, intanto ricarico un attimo. Ok, mi metto più vicino. Allora, tu che sei lì così bello a vista, amico. Vabbè, tu scappi, però dov'è che scappi? Vabbè, dietro la cosa non ti posso beccare né ora né mai. Io per sicurezza ricarico, non si sa mai, è sempre meglio tenerlo bello carico. Ok, allora, di voi mi serve perché di interiora ne ho abbastanza, solo la pelle, la carne neanche mi interessa, ne ho anche troppa. Perfetto, mi dispiace averti dovuto uccidere, io che amo gli animali, però mi serviva la tua pelle, se voglio sopravvivere sono costretto. D'altronde sopravvivere non è mai un vero e proprio gioco. Fortuna che qui siamo in un videogioco. Ok, allora. Tu laggiù, amico mio, sei così in bella vista, proprio tu te la cerchi però, la cecchinata proprio della vita, se ce la faccio, beh. No, dai, per poco, ma dai, ma non si può, ma dai, ma faccio così cagare io. Vabbè, lasciamo perdere, è inutile perderci ulteriore tempo. Che cosa c'è qui? Che cos'è questa cosa? Oddio, ma è un cadavere. Merda, qualcuno è finito nei guai qui. E c'è anche sangue, quindi ti hanno ucciso sicuramente i lupi, vero amico? Non hai niente, però qui c'è del sangue. Tracce di sangue, dove portano queste tracce di sangue? Portano qui, si fermano qui, no? Ancora continuano? Ah, arrivano fino a qui dentro. Mi sa che prima di controllare qui dentro io provo a controllare la casetta accanto. Così, giusto per mettermi sul sicuro, c'è... Ah, ok, qui è chiuso, quindi noi dovremmo aver trovato in qualche video fa pure la chiave, neanche me lo ricordavo. Ok, che cosa c'è qui? Di utile? Niente di niente. Oh, un contenitore, cosa c'è qui? Accelerante, guanti da sci logori. Potrebbero tornare utili comunque sia. Una bibitozza di uva, il succo d'uva. Solo in America hanno queste cose. Qui in Italia non esisto. Caffè, assolutamente. Mamma mia, neanche avessi vinto 500.000 euro alla lotteria, porca di quella porca. Ok, cibo, no. Maiale e fagioli lo darò al vecchiaccio lì, al villico. Flair, vabbè, tanto li posso portare, non mi interessa. Qui non c'è, quindi un paio di calzini. Calzini di lana, ok, potrebbero tenere car. Parca urbano. E che cos'è? Una specie di super giubbotto. Forse mi è andata veramente di culo. Panno, assolutamente sì, frantumo subito tutto ciò che mi può dare panno, anche perché non ne ho. No, io dovrei fare a pezzi il cuscino, non me lo fa fare a pezzi. Allora, controlliamo un attimo il nostro abbigliamento. Allora, noi abbiamo quelli di coniglio che ci danno 5, questi 3, quindi sì, questi qui li possiamo in effetti andare a strappare, perché sono molto meglio quelli di coniglio. Sta anche per fare notte, quindi mi sa che passeremo qui la notte. Dopodiché, questo è a posto, questo pure. Quanto mi dà questo? Ah, è solo più leggero, però è ridotto male, molto molto male. Eh sì, quello che ho mi dà 1,5 e l'altro 3. Quindi sì, questo qui lo possiamo in effetti strappare. Ci serve fare delle bende d'altronde, quindi... Tutta questa stoffa può solo tornarci utile. Questo è a posto, questo pure, gli scarponi pure. No, questi proprio fanno schifo, quindi via. Cioè, neanche a tenerli, quelli che abbiamo appena trovato. Peccato. Ok, mi servirebbe trovare un altro paio di pantaloni. Che in effetti mi farebbero comodo per resistere un po' di più ai colpi degli animali e al freddo. Ok, allora per ora usciamo, andiamo a vedere... nella casa accanto, allora. Non ci sono lupi, no. Ci sono però i cervi giusto lì, ma proprio... Siete messi proprio in posizione. Allora, ora dipende. Ce la faccio a colpirti che sei anche vicino? Ma proprio io sono una checca. Un'abominevole checca delle nevi sono. Porca di quella porca. Prima o poi io ti colpisco. Anche se sei lontano, ti potrei anche colpire. Lo sai tu, amico mio cervo. Ma porca di quella... Oh! Oh mio Dio! L'ho colpito! Non quello che volevo, ho colpito l'altro che si è messo
nella traiettoria del fucile proprio appena in tempo. Mamma mia, che botta di culo, mai nella vita una cosa così. Tu però sei tipo l'altro cervo che mi serve uccidere. Ok, ti ho colpito, però non crepi? Che liscio assurdo, ma queste solo a me capita. Cioè, giustamente io ho sempre sfortuna, poi ho anche la botta di culo. Ok, sparato un colpo a minchia, però non mi ricarichi. Ah, ecco, ora mi ricarichi. Certo, dopo 40 volte che premo con forza, sfondo il tasto R per ricaricare nella tastiera, mi vai a ricaricare, grazie. Ok, e così abbiamo la terza pelle di cervo. Però lasciare tutti questi cervi con tutta questa carne interiore in giro mi sa tanto che, secondo un mio piccolo ragionamento illogico, potrebbe attirare qui dei lupi o degli orsi, quindi meglio stare poi a distanza. Allora, il nostro personaggio starebbe per morire di sete, di fame, di sonno, di freddo, di fica e di tutto, quindi entriamo in questa casa e cerchiamo di capire perché c'è questo sangue, cosa è successo. Anche perché per esserci il sangue non è morto da molto, quindi poteva essere un tizio che cercava di sopravvivere con noi. Lasciami stare, non aprirò la porta a nessuno. Allora c'è qualcuno. È tutto a posto, non sono qui per derubarti. Stai con i Forest Talker? Sì, ma non ti lascerò entrare, hanno ucciso un mio amico. Come faccio a sapere che non sei uno di loro? Non puoi, ma non lo sono. Forse posso aiutarti? Morirò qua, fuori, senza la mia roba. Quando abbiamo finito al campo di disboscamento abbiamo lasciato gran parte delle nostre cose sul posto. Puoi andare a prendermele? Ok, serve altro? Sì, in quella diga abbandonata abbiamo trovato le prove necessarie per fermare il disboscamento di Mystery Lake. Mi servono. Sono documenti che nessuno vuole che vengano trovati. Li abbiamo nascosti per prenderli in seguito. Sono sotto una piastrella in fondo alla tromba delle scale. Se mi aiutassi a recuperare quei documenti sarebbe un vero trionfo per l'ambiente. Sempre che tu abbia a cuore, sai, stare al mondo. Vabbè, sì, in effetti sì. Ho la sensazione che il mondo abbia problemi più grandi in questo momento, ma vedrò cosa posso fare. Giustamente. Questa è la chiave della roulotte dove abbiamo messo le nostre cose. La passo sotto la porta. Ah, vero, c'era una roulotte chiusa a chiave dove non si poteva entrare, in effetti. E avrebbe anche ragione. Ok, quindi se io ora tipo apro la mappa, mi dovrebbe apparire da qualche parte. Ecco qui, campo di disboscamento. Quindi io dovrei andare all'area di caricamento treni dove c'è la quella specie di vagone giallo, fare tutto il giro qui, arrivare e poi arrivare pure nella diga. Ok, allora c'erano altre casette da controllare prima di iniziare a pescare. Vediamo che troviamo. Ok, per fortuna non ci sono animali pericolosi in giro. La cosa è anche un po' insolita, devo dire. Oh, che cosa abbiamo qui? Giornale, legna. È un vecchio giornale. Vabbè, può essere utile. Questa casa non si può neanche entrare perché è distrutta. Qui però ci sono queste due simpatiche casette. E non ci sono lupi in giro. Ma che bella cosa quando non ci sono animali pericolosi. Ok, che cosa troviamo qui allora? Zuppa di pomodoro, ottimo. Qui c'è qualcosa nella spazzatura. Cibo per cani, può essere utile. E qui? Accelerante per riparare i vestiti. Altro panno, dai. Oramai il vecchio coltello lo utilizzo finché non si può utilizzare proprio più. C'è qualcosa sotto il letto? No, nessuna rivista porno. Non me ne lasciano mai, porca di quella porca. Appunto semplice. Allora, questo piccolo appunto sembra indirizzato a una persona specifica. Difficile immaginare chi. La zona è quasi disabitata. Vado nella zona disboscata a mettere da parte quelle provviste per noi, lontano da occhi indiscreti. Se ti serve qualcosa, cerca il vecchio ceppo tra due pile di tronchi. Sì, vabbè, allora io ora mi devo andare a prendere le cose ben nascoste. Mi prendete per il culo, ma siete proprio diventati rimbecilliti voi sviluppatori, eh? Non ci penso neanche per sogni a perderci tempo. Ok, vediamo da questa parte. Allora, quest'altra casetta, cosa troviamo qui di buono? Serve chiave della casa sul lago numero 2. Non ce l'ho. Ok, teoricamente qui c'è un'altra casetta sul lago. Allora, abbiamo visto 1 e 2 lì. Ci sono queste due, ok. Due casette sul lago da controllare.
Facciamo anche tre, c'è un'altra casetta lì e sembra che ci sia qualcosa di morto là. Forse impressione mia. Ok, c'è freddo qui? No, però il nostro personaggio sta letteralmente morendo di sete e di sonno. Mi dovrei fare un po' di caffè. Ok, siamo già stanchi morti, vediamo. Si apre la porta qui? Sì, ok. Allora, il solito legno. Cibo in scatola. Acqua. Perfetto. Allora, cosa c'è qui? Niente. Cosa c'è qua? Niente. Cosa c'è qui? Niente di niente. Vabbè, allora faccio una bella cosa io. Mi chiudo qui. Mi voglio piazzare il lettino. Che ho dimenticato ancora una volta da quel vecchio. Ma porca di quella porca. Vabbè, io mi accendo intanto la stufetta. E mi faccio un po' di caffè. Beh, non funziona. Ma come? Accendi. Ok, allora, mettiamo un po' di legna. Ok, carne di rupo, l'arancida, infatti mi sa che la butterò. Barattolo di caffè, cuoci. Ok, mi faccio un po' di caffè da tenere. Mi sa che per dormire dovrò vedere di trovare un letto proprio in giro. Quindi per ora non potrò pescare. Dovrò almeno far passare la notte, mi sa. Due e tre, giusto un altro e basta così, dai. Ok, perfetto. Andiamo a vedere questa casetta che c'è qui. Dopodiché poi dovrò controllare anche quella casa lì. Quella specie di piccolo capannino da pesca. Ok, dai amico mio che ce la possiamo fare. Vediamo qui che cosa c'è. Sperando andando in un letto. Per ora un letto mi serve. Chiusa a chiave, ma porca di quella porca. Vabbè, mentre che ci siamo diamo un'occhiata qui. E siccome il personaggio già è stanco morto, io giustamente ne approfitto per farlo riposare questi 10 secondi che riparo il cappellino, così recupero la stamina. Ok, abbiamo recuperato la stamina, amico? Sì, ok. Allora, sbrighiamoci a vedere che cosa troviamo qui. Allora, innanzitutto non c'è la porta. Un altro ammo, un lenza. Non sembra esserci niente di utile qui, ok. Cosa troviamo qui? Un'altra lenza, ok, qua. Un altro ammo. Niente di niente, ok. E allora, siccome dovremo pescare, intanto facciamo passare la notte e ritorniamo nelle casette lì. Magari c'era un letto, mi ricordo. Sperando che non ricordo male. Ecco, qui sicuramente, giusto perché abbiamo acceso la stufetta, c'è almeno un po' di fumo. Chissà quel cervo che avevo colpito ed era sopravvissuto se è andato a crepare da qualche parte. Spero di ritrovarlo magari già morto per prendermi la pelle, che poi dovrò lasciare a seccare dal villico. Ok, dai, da questa parte. Fucile carico, sì. Il personaggio è stanco sempre. E allora io di nuovo, ancora una volta, giusto per far recuperare la stamina, mi riparo il giubbotto. Ora devo anche bere, perfetto. Ok, prima che faccia del tutto buio, bevi. Ok. E sbrighiamoci ad arrivare nel rifugio. Allora, qui ci doveva essere una porta chiusa e una aperta. Sperando. Ok, perfetto. Ed eccoci qua. Allora, qui c'è dove poter dormire. Mi devo accendere un flare. Tanto ne ho così tanti che li posso anche buttare. E lo butto, infatti. Lo lascio qui. Ok, abbiamo dove dormire. Abbiamo pure un cuscino da stracciare che me l'ero dimenticato. Ok, allora amico mio, riposati le tue 12 orette che te le sei meritate, anche perché se no mi svieni. Sperando di non alzarci proprio che c'è già la tempesta fuori o qualcosa del genere. Ok, però siamo morti di sete e tutte cose. Il sole sta sorgendo, quindi proprio all'alba ci siamo alzati, precisi precisi. Ok, mangiamo.
fortuna che abbiamo tutta questa gran quantità di carne, tra carne di coniglio, di lupo, di cervo, di orso, e chi più ne ha più ne metta. Ok, per sicurezza mangia ancora. Proprio rifulliamoci completamente, perfetto, un bel caffettozzo che non fa mai male. Ok, e siamo a posto. Allora, io giustamente mi armo del mio fucile, perché già so che, avendo lasciato i cervi lì fuori, forse ora mi trovo le brutte sorprese, vero? Vero? Vero, lupi di merda? Dove siete, lupi di merda? No, non ce n'è, anzi. Ok, allora, qui che c'era la porticina che si poteva chiudere, che mi sento più al sicuro, mi metto qui per pescare. E vediamo di riuscire a pescare questi 5 kg di pesce. Ne provo a pescare anche poco poco di più, se ci riesco. No, anzi, strano che non ci siano lupi o altri animali pericolosi in giro, veramente insolito. Bah, meglio. C'è freddo? Sì, tantissimo, quindi ora mi riaccendo la stufetta e mi chiudo qui e pesco. Ok, porta chiusa. Sì, riaccendiamo la stufetta. 32 minuti, anche no. Aggiungiamo almeno 7 ore, dai. Ok. No, meglio usare l'accetta per romperlo, è più indicato. Ok, buco per pesca sul ghiaccio aperto. Ore per pescare, peschiamo per 2 orette. Anche perché penso che i pesci con il freddo non trovino tanto facilmente da mangiare, quindi dovrebbero abboccare. Anche se non so che cosa stiamo utilizzando. Sì, prendilo. Il primo pesce è stato preso. Ok, allora peschiamo per, che ne so, 7 ore. Ci proviamo. Oh, un altro bel pesce, dai. E già 2 pesci sono presi. Un altro, persico trota. Anzi, ci sono anche svariati tipi di pesce, a quanto pare. Meglio, meglio. Certo, mi piacerebbe a questo punto allora trovare un bel pescione gigantesco. Perfetto, dai. Ah, tutto qui, fine. Ok, siamo anche morti di sete. Allora, beviamo e mangiamo, dai. Allora, dimmi che io ho preso neanche io so quanto chili di pesce, quindi meglio che io mi metta a pescare ancora. Peschiamo per 4 ore, dai. Perché si è stoppato? Pesca. Dai. Ok, un altro. Anche a 2 kg l'uno, ma buh. Pesci da 2 kg l'uno, io ne dovevo pescare 5 kg. Ma allora già dovrei aver diciamo raggiunto la quota che mi serviva. Controlliamo un momento. Allora, a questo punto, tra i 500.000 quintali di carne da lasciare. Ok, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cioè tipo 12 kg di pesce ho preso già, perfetto. Ok, allora starebbe per fare buio, voglio poter arrivare almeno alla casetta, quella che c'era lì. Ecco, appunto, anche perché ha suonato il dindirindino qui, e quindi oggi termina questo episodio. Bene ragazzi, mentre arriviamo nella casa lì, ovviamente io vi saluto. Spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e volete aiutare il canale a crescere, ragazzi, lasciate un mi piace o un commento, o condividete pure i miei video per aiutare il canale a essere conosciuto. A voi la scelta. Detto questo, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!